Quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco mi disse: se la strada non la sai, te ci accompagno io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina, era la fede. Sulla fede appresa dalle labbra materne e praticata forse con fervore nel collegio di San Giuseppe a Piazza di Spagna, sarà caduta molta polvere, ma non la ventata della miscredenza. Forse il rispetto umano, forse la consapevolezza del contrasto tra la purezza della fede e le fragilità della vita gli avranno consigliato di non professarla a bandiera spiegata, ma non di disfarsene. Fin da bambino, ha scritto, per un istinto profondo ed invincibile ho avuto una fede assoluta in una provvidenza che regna sugli uomini, in una bontà e saggezza suprema che governano il mondo, in Dio. Mi piace soprattutto dirlo ai ragazzi, perché in questo argomento la mia fede è rimasta assoluta, intatta e semplice come quando ero ragazzo, e mi ha sempre aiutato e confortato nella vita. È una sua preziosa confessione che ho pescata nel Corriere dei Piccoli del 7 luglio 1935. Quella sera, quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco, mi disse: se la strada non la sai, te la mostro io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, e tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo, dove c'è un cipresso, fino là in cima, dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina, era la fede.